Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news, operazione di cronaca, operazione condotta dai carabinieri, i quali hanno arrestato un uomo e tre donne coinvolti in un grosso giro di prostituzione e riciclaggio. L'arresto è stato condotto appunto dalle forze dell'ordine e ha interessato una parte del territorio di Arezzo, in modo particolare la Val di Chiana. Scontro in via Tiberina a Pieve Santo Stefano questa mattina, un'auto è uscita fuori strada, due persone sono rimaste coinvolte, sono due uomini di 57 e 60 anni, residenti entrambi nella zona. Sono stati portati all'ospedale delle Scotte di Siena, il 60enne con mezzi autostradali in codice giallo, mentre il 57enne in codice rosso con l'elisoccorso Pegaso. E ancora da oggi una strada di Arezzo ricorda Emanuela Loi, vittima della strage di via D'Amelio a Palermo, la strage avvenuta nel 1992, un tragico fatto di cronaca. Alla cerimonia presente il capo della polizia, il prefetto Lamberto Giannini. La nuova strada si trova tra via Giuseppe Pietri e la rotonda di via Tarlati ed è una strada che intende ricordare Emanuela Loi, vittima della strage di via D'Amelio a Palermo, vittima della mafia. Queste erano le nostre breaking news.